Postmodernissimo presenta. Rigorosamente indifferita dalla 71esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, due quarti del Bar Traumfabrik e altri loschi figuri in La Sera Leoni. Tutte le cose belle non finiscono mai, mentre le cose brutte sono destinate a finire. Questa trasmissione è una cosa brutta che finisce oggi, tra poche ore. Ma per fortuna ricomincia per Traumfabrik. Certo, ne parleremo dopo. Un'altra cosa brutta. Tra poche ore sapremo i risultati delle votazioni della giuria e sapremo chi ha vinto i vari premi di questo festival. Noi qui nel nostro piccolo vi daremo le nostre previsioni a riguardo. Che cosa abbiamo visto oggi? Oggi c'è stato l'ultimo film in concorso, ahimè pessimo, tremendo. Ma ce ne parlerà dopo il nostro critico Optimus Prime. Incominciamo invece a parlare di una sezione che quest'anno ci ha convinto molto, cioè Orizzonti. Laszlo. Devo dire che il festival, a parte le battute, è probabilmente il festival più moscio al quale io ho assistito. Pochissimi film in concorso veramente interessanti, molti di più quelli che meritavano il concorso visti nelle sezioni collaterali. Orizzonti su tutti. Orizzonti, che è la sezione che appunto dovrebbe lanciare i leoni del futuro, ci ha sorpreso con almeno personalmente con tre film che probabilmente sono i più belli che ho visto alla mostra. Il primo visto da poco è Nabat, film a zero di una regista non a budget, di un zero, regista, a zero dell'Azerbaigian, in Azerbaigian, piccolo paese di montagna, un film dalla fotografia incantevole, stellare. Un'inquadratura mozzafiato una dietro l'altra, di una semplicità ma di una perfezione estetica, come direbbe il nostro maestro Frenguelli. Mentre ieri abbiamo visto Thib, del quale vedete alcune immagini Thib. Adesso Thib, però dicevano, loro dicevano Thib, tipo THEEB, un western arabo, del quale vedete alcune pazzesco. Immagini, come ho detto, del cast alla proiezione ufficiale, con minuti e minuti di applausi. E anche lì siamo sul disfacimento dell'impero ottomano, che quest'anno va per la maggiore. Va per la maggiore, dunque la guerra tra la fratellanza araba, gli inglesi in sostegno della fratellanza araba e gli ottomani che volevano occupare quelle terre, un western nel vero senso della parola. E il terzo film, terzo film meraviglioso, assolutamente il più bello tra questi, almeno per quanto mi riguarda, che è Near Death Experience, del quale abbiamo parlato insieme a Luca Varone. Pertanto non ne parleremo, ancora. C'era anche in concorso, cioè, Orizzonti, Good Night Mommy della moglie di Meraviglia, meraviglioso, Good Night Mommy, andatelo a vedere. È un film che comincia sembrando un film realista, poi diventa Aneke sotto l'SG. Aspetta, ma anche loro. No, vai. Che me devi interrompere? Vai, stava parlando lui, tu l'hai interrotto. Stavo dicendo una cosa circa. Questa teniamola, vediamola che mi piace. È incredibile. No, la sezione Orizzonti c'era anche Good Night Mommy di Veronica Franz, la moglie del Rick Seidel. Prego, Matteo. No, finisce a questo punto. No, in più c'era Reality, anche altro film che a me è piaciuto molto, sempre la sezione Orizzonti. Quindi spogliando il era molto ricca. Secondo voi, un pronostico per Orizzonti, vincitore di Orizzonti, chi può essere? Io voto Good Night Mommy. Anch'io voto Good Night Mommy. Io voto la coppia Kevin The Finn con Near Death Experience. Va bene, basta. Fine dei pronostici. Prima di parlare dei pronostici per il concorso, per la mostra principale, sentiamo che cosa ci dice e congediamo il nostro Optimus Prime, che ci parlerà del film di oggi in concorso, purtroppo, con non ricordo neanche il titolo, Good Kill, ma ce ne parla Optimus Prime. Prego la regia. Com'è triste Venezia, quando va via la Bregna, anche se uno si impegna, non c'è sta niente da fa'.
Good Kill di Andrew Niccol. In questo film il regista ci racconta che i militari americani che sparano tra i freghini dell'Afghanistan con i droni in effetti non sono poi cattivi, perché ne soffrono tanto e perché in fondo chi gli dice è la CIA, la vera cattiva, che fin tanto che non si fanno i nomi e i cognomi non si disturba nessuno. E peraltro non ci regala il nostro Ethan Hawke neanche la soddisfazione delle quattro botte finali alla collega di colore che tutti aspettavamo con ansia. Pertanto ci consoliamo con le splendide brocche delle signorine del film di Joe Dante, Bearing the X, che vi consiglio caldamente di andare a vedere. Detto questo, io vi saluto perché sto facendo i fanghi e perché non ne posso più di questa mostra, che peraltro è stata molto divertente. Tante care cose dal vostro Optimus Prime, venite al postmodernissimo. Ciao! Prima ancora di parlare del concorso, ricordiamo brevemente le sezioni collaterali. Settimana internazionale della critica e giornata degli autori. Giornata degli autori vinta da, perché i premi sono stati assegnati oggi, come da cerimoniale. Ha vinto Laurent Canté con il film di cui abbiamo parlato, Ritorno ad Itaca, Ritorno a L'Avana, uscirà nelle sale per la Lucky Red, film meraviglioso. E vince invece la SIC, un film che abbiamo visto ieri e ci ha sorpreso e sconvolto. Molto bello, vedete in questo momento anche di questo le immagini della proiezione ufficiale del giovanissimo attore e del regista. Il titolo è? Il figlio di nessuno. No One's Child di Vuk Rsumovic. Veramente film molto un gran bello. Film serbo. Fantastico. Molto bello. Andiamo con brevissima, brevissimo inciso di gossip. Oggi c'è stato James Franco che ha proiettato il suo film e ha fatto una pagliacciata sul red carpet che potete vedere, vi faccio vedere alcune immagini. Pagliacciata in senso buono. Pagliacciata in senso buono, nel senso che girava un nuovo film e si è presentato pelato. Come parla. Ma andiamo con i pronostici. I premi sono, come tutti sapranno, i due Osella per la sceneggiatura e per il contributo tecnico, le coppe volti maschile e femminile, il gran premio della giuria, Leone d'argento per la regia e Leone d'oro per miglior film. Più a volte c'è un premio speciale viene. Cominciamo dalle Lady First. Allora, Elisa, quali sono i tuoi pronostici? Leone d'oro, The Look of Silence di Joshua Oppenheimer. L'anno scorso ha vinto già un documentario, quindi non so, però. Non si sa. Leone d'argento con Chalosky. Con Chalosky il film si chiama The Postman's White Nights, Le notte bianche di un postino, visto oggi, molto bello. Coppa volti maschile, a mio parere, William Defoe in Pasolini. Coppa Ardito. Volti... Cane maledetto. Cane no, maledetto. Vabbè, no, bravo, però insomma, cane una pagliacciata. Cane Ferrara. Cane feroce. Coppa volti femminile su Red Amnesia, l'attrice cinese che non ricordo come Red Amnesia, film cinese. L'unico che non ho visto di verità è di Wang Xiaoshuai. Anch'io, non l'ho visto. Miglior fotografia, Anderson. Sì, sarebbe Roy Anderson per Pigeon Set on a Branch, eccetera. Eccetera. Miglior sceneggiatura per il film The Cut di Fatia Kim. Gran premio giuria, Musi. Benissimo, per Anime Nere. Laszlo. Fammi vedere i premi perché io non me li ricordo mai. Osella, allora, sceneggiatura, miglior sceneggiatura. Miglior sceneggiatura. Ti sei preparato? Miglior sceneggiatura io la darei al film Le Loin des Hommes. Miglior contributo tecnico, ossia miglior fotografia, probabilmente Roy Anderson con la piccione che si appoggiava su un albero per riflettere sulla morte. Sì. Coppa Volpi maschile femminile. Brocca Volpi. Ah, ecco, inciso. Marco Della Torre regala la Brocca Volpi all'attrice del film. Del film di Giordano. Sì, Dario, tra parentesi. Alexandra Daddario. Alexandra Daddario. Esatto. Coppa Volpi maschile femminile. Coppa Volpi maschile la do a Viggo Mortensen. Femminile non la do a nessuno perché non ho notato niente di particolarmente entusiasmante. Sospende il giudizio. Leone lo facevano, Gran premio. Gran premio della giuria probabilmente andrà a Munzi. Anime Nere. Anche se non lo merita, ma probabilmente per ragioni politiche andrà a Munzi. Leone d'argento. Leone d'argento con Chalosky, Leone d'oro, l'ultimo colpo di martello della fantastica, meravigliosa, straordinaria Ali della Porte. Ali della Porte. Grande. Marco Della Torre. Allora, io parto dal primo premio che secondo me andrà a Joshua Oppenheimer con The Look of Silence. Il Leone d'argento, che è il premio per la miglior regia, lo dà, insomma, spero che vada a Chalosky e il suo film sulle notti bianche di un postino. Gran premio della giuria a Ali Della Porte, che mi è piaciuto veramente tanto.
e Coppa Volpi maschile ad Al Pacino per The Ambling. Coppa Volpi non era in concorso, era per... Ecco fatto. Vabbè. Bangalore. Per Mangalore. Per Mangalore, sempre Al Pacino per Mangalore. Ricordate che non dice Gaffo, gaffo. Coppa Volpi femminile ad Alvaro Orvacher per il film di Costanzo. Politica anche questa la scelta. Premio Mastroianni come attore emergente io lo darei al ragazzino di Sivas. Sì. Miglior sceneggiatura lo voglio dare a Birdman di Iñárritu. Premio speciale della giuria a il film di Roy Anderson, il piccione. Esatto. E il premio tecnico a Koncialoski. Non so se si possono ripetere i premi, ma il premio tecnico si possono, a Koncialoski. Ivan, chiudiamo. Allora, Leone d'Oro, Look of Silence. Leone d'Argento, L'ultimo colpo di martello della De La Porte. Coppa Volpi a Viggo Mortensen. Coppa Volpi femminile all'attrice dal nome impronunciabile di Red Amnesia. Fotografia Roy Anderson. Sceneggiatura The Cat. Gran premio della giuria Anime Nere. E fine. E fine. Posso bene dire in chiusura? Opera prima, Council of Birds. Opera prima, Council of Birds. Questo sono d'accordo con lui. Vedremo se saranno d'accordo anche i giurati. Ovviamente noi abbiamo scelto, non so, io non ho scelto il mio film preferito, ho semplicemente assegnato i premi come logica che m'hanno convinto. Nel concorso il mio film preferito rimane The Look of Silence, dunque sì, ci tenevo a dirlo, sì, visto che anche a me voi l'avete evidenziato come Leone d'Oro. Sì, perfetto. Io mi astengo, in assoluto, no, tu non ti devi astenere. Non ho avuto tempo di prepararmi. Poi in assoluto il film preferito. The Council of Birds. Non saprei, anche fuori concorso. Mi riesce molto difficile. Quello che mi ha colpito di più è stato Good Night Mommy, che m'ha sorpresa, la vera sorpresa, diciamo. Se la giocano diversi film, però voglio insistere con Near Death Experience. Io Joshua Oppenheimer, The Look of Silence. Io The Council of Birds. Appunto. Ok, ragazzi, chiudiamo che siamo lunghi anche oggi. Nel salutarvi con le splendide immagini dell'Hotel Excelsior, dal quale stiamo facendo quest'ultima clip, vi ringraziamo innanzitutto per aver partecipato a questa puttanata. Vi preghiamo di andare su www.postmodernissimo.com, nonché sulla pagina di Postmodernissimo, per sostenerlo, come dice Optimus Prime, fuori i quadrini. Mano al portafoglio, cacciate i quadrini. E vi ricordiamo, noi finiamo qui, il Postmodernissimo continua, vi aspettano al Postmodernissimo dal 10 settembre al Temporary, che sarà aperto tutti i giorni, così parlerete con questi splendidi signori più altri due per tutte le domande che avete circa questo cinema in apertura. Progetto. Fate come Filippo Simi, andate al posto. E ricordiamo anche che Bartram Fabric tornerà forse dal 18 settembre, sì, chissà, il venerdì su Radiofonica. Su Radiofonica, vi aspettiamo, ascoltate. Perché di puttanate ne diremo tante. Tanti saluti da Elisa, Laszlo Kovacs, Marco Della Torre, Ivan Giosito Frenguelli, il sottoscritto. E tutti quelli che stanno al di là della telecamera. E tutti quelli che stanno al di là della telecamera, Francesco Fabri con la telecamera in mano. Grazie Eros Pacini, Zanna F e quant'altri che ci montano. Grazie, che ci montano. Barbera permettendo, ci vediamo anche al prossimo anno. Festival. Dios.